Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlare di Huda Beauty sulle nuove palette, delle nuove palette che sono uscite, che sono le pastel, sono uscite in tre tonalità. Io ne ho solo due, la menta, mint e la rose, rosa ovviamente. C'è anche la lilac, ma a me non ispirava, forse per la gamma colori che ho già, insomma, e poi perché è molto simile alla rosa, secondo me. Questa rosa era più interessante, è quella qui ve la faccio vedere dentro perché appunto ha dentro questi due toni di giallo che mi piacciono un sacco e mi mancano. Le palettine sono così, sono in plastica, quindi non sono in cartone come le altre, hanno lo specchietto. Contengono appunto 9 ombrettini e questa è la menta. E secondo me è la più figa di tutte e tre, detto proprio sinceramente. Le trovate su Sephora e costano 29,90 l'una. Ma come potete vedere, ho la base già fatta. Vi dico velocissimamente cosa ho usato per fare questa base e andiamo a provarla, che sono curiosissima. Come fondo, ho usato quello di Make Up Revolution, il Concealer Hydrate nella colorazione F5. Correttore L'Oreal Infallible nella colorazione 327. Matita sopracciglia Astra Geisha Brows nella colorazione 03. Sulle labbra ho utilizzato la matita di Moolak, la Kali Nude. E come gloss, quello nuovo di Moolak, Psy Gloss nella colorazione Finiki. Mentre sul viso ho fissato solo appunto il contorno occhi con la cipria di Too Faced di questa palette di cui vi ho già parlato, mentre come contour, blush e illuminante ho utilizzato la palettina di Stessi Moolak, lei, tutte e tre queste qui. Benissimo, direi di andare a provarle. Allora, queste ovviamente sono delle palette occhi che le ha chiamate appunto pastels, quindi cosa mi aspetto da queste palette? Ovviamente sono dei toni pastello, quindi mi aspetto luminosità assoluta da queste nuove texture che sinceramente non so neanche come si chiamano, ma sono molto particolari perché non sono semplicemente degli shimmer, vedete che sono più colori all'interno e sono molto cremosi. E ovviamente mi aspetto sì scrivenza, però comunque colori tra virgolette soft perché sono colori pastello. Ho visto oggi il video di un altro YouTuber che si chiama Liquorice Beauty, che appunto paragonava queste nuove alla Mercury Retrograde, ok, Huda Beauty, che appunto io ce l'ho, ed effettivamente ha ragione, ci sono delle tonalità che sono molto simili, per dire, vedete? Per dire, questa gamma di verdi, ci sono dei colori qui dentro che li riprendono. Lo stesso la rose, ok? Su certe cose sicuramente possono essere simili, se non identiche. È vero, è vero, è vero. Però a me piacciono troppo, sinceramente. E adesso le andiamo a provare assieme perché non le ho mai provate. Quindi direi di provarle. Ragazze, mi vedete bene? Perché io vedo un po'. Non so, un po' giallina. Spero mi vediate coi colori bene o male più simili al vero. Ad ogni modo, partiamo da lei. E vado a prendere. Questo ovviamente è quello più scuro che c'è della palette, che è questo. Ok, prendo lui, questo turchese azzurro meraviglioso. E lo vado a mettere ovviamente qui nella mia piega. Calcolate che io non uso primer occhi, quindi nessuna base. Io ho semplicemente il correttore, come vi ho detto, quello della L'Oreal, fissato con la cipria di Too Faced. Sì.
Vado a sfumarlo con questo verdino più chiaro. Ok. Porto sotto sempre col colore, però non so se farò anche sotto azzurro. Ma sì, vabbè, dai. Porto sotto sempre il colore, quello più scuro, ma cambio pennellino. Vado a prendere uno più piccolo così. Ok, e vado ad applicare questo sulla palpebra mobile. È molto cremoso ed è così. Sì, è piena di sbrilluccichio, però penso sia un topper, sinceramente, perché vedete che non ha base colore. Quindi non so, vado, facciamo così, metto sulla palpebra mobile questo qui più chiaro e vado ad applicare sopra questo. Quindi rifaccio, prendo un pennellino piatto così e vado ad applicare l'azzurrino qua. Che sinceramente non è che riesco tanto a distinguerlo dagli altri, cioè non vedo la differenza tra questo e quello verdina menta, però non so, ditemi voi, vabbè, così ed applico sopra quello che stavo applicando prima, cioè questo che è molto glitteroso, però ecco, vedete che bello, molto bello. Però secondo me sotto gli dovete mettere qualcosina perché sono praticamente solo glitter di questo turchese meraviglioso, bellissimo. Bellissimo, stupendo, mi piace. Se cambio pennello da sfumatura e prendo un po' di questo e lo vado ad applicare giusto qui sulla fine. Non so se vedete. Sì, praticamente non si vede neanche. Sì, non è che rende tanto. Però questo colore azzurro mi piace un sacco, anzi, forse era meglio solo con questi colori tono su tono. Però questo qua è il primo look con questa palette. Adesso proviamo nell'altro occhio la rose e vado a prendere, tra l'altro sono molto simili questi, questo qua con questo qua. Vado a prendere, che prendo? Vado a prendere il lilla. Prendo il lilla e vado a sfumare. Mescolo anche un po' di questo.
porto sotto. Sì, ma non è tanto come intensità, secondo me non ci siamo tanto, è troppo soft, perché comunque anche per ricreare bene o male la tridimensionalità all'occhio, almeno un colore un po' più, cioè di qua, stavo dicendo di qua almeno il verde diciamo un po' più power, di qua invece il colore più forte della palette, che comunque sono questi due, questo e questo, come vedete sull'occhio non è che scrivono tanto. Ad ogni modo voglio fare qualcosa di più particolare, quindi metterò il giallo. Andiamo a mettere il giallo. Su tutta la palpebra mobile e vado sopra con questi glitter qua, queste. Wow! I glitter secondo me sono bellissimi, ragazze, cioè sono power. Mi piacciono un sacco, stupendi. Non so se riuscite a vederli, ma vi assicuro che sono bellissimi e brillano tantissimo, proprio come piacciono a me. Sono sinceramente matte, che mi lasciano un po'. Non sono proprio, secondo me, il top. È anche vero che sono palette pastel, e quindi magari c'è il senso per andare a proprio fare dei trucchi, cioè del make-up così, diciamo. Dalla scrivenza non massima. Proviamo a mettere nell'angolo interno anche questo bianchino, cioè questo glitterino qua. Mentre di qua vado ad usare questo all'angolo interno. Mascara e torno con le conclusioni. Allora, eccomi qui, è tornata. I due look sono questi. Questo è quello con la colore menta e questo con la rosa. Fatemi sapere voi quali preferite tra i due. Allora, sinceramente a me piacciono entrambi. Secondo me come palette sono molto carine, sono molto sfiziose, sono bellissime da vedere. E secondo me anche i glitter di Huda Beauty, cioè io penso che siano i migliori, o tra i migliori comunque che ci sono. Brillano, hanno... Non lo so, hanno quel qualcosa in più. Io parlo della parte glitter. La parte matte, effettivamente, se ne potrebbe parlare, nel senso che comunque sono marchi high-end abbastanza, non sono prodotti low cost e sì, ti lasciano un po' così. Quindi, non so, vedete voi se avete già dei colori simili o provarle appunto se non li avete, ecco. Io ho scelto di prendere queste due perché proprio mi piacevano queste due gamme colori, secondo me bellissime. Ovviamente proverò a rifare anche altri look. E niente, cos'altro dirvi? Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Questi sono i due look che ho ricreato io proprio in modo molto semplice. Sapete i miei make-up come sono, non sono nulla di estremamente esagerato. Ecco, diciamo che secondo me sono palette pensate un po' anche,
per essere portati tutti i giorni, con colori però pastello, quindi colori un attimino più accesi rispetto ai soliti nude. Questo è come la vedo io. È anche vero però che secondo me in entrambe le palette, ma in tutte e tre, anche se io non ho la, anche se io non ho la, quella lilla, effettivamente è vero che manca un colore, effettivamente è vero che manca un colore per dare profondità all'occhio. Questo sì, l'ho riscontrato soprattutto nella rose, secondo me, perché come vedete è tutto abbastanza un po' piatto, cioè non si vede a malapena questo lillino, e l'ho calcato e l'ho sfumato, quindi quello sì, manca un colore bello deciso. Sì, non sono palette complete, ecco, potete ricreare giusto look così. Vedete? Non so, fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste palette, se le avete provate. E niente, io vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video.